Abbiamo chiesto di poterla vedere se potevamo portare dei vestiti e ci hanno detto di no perché mia mamma risultava morta di Covid. Con la motivazione delle precauzioni antipandemiche, si è impedito ai familiari di essere accanto al proprio caro, di tenergli la mano. Noi ci siamo salutati, sua moglie torna tra una settimana a casa e io non l'ho più vista. L'ho perso senza sapere come. Questo è stato un lutto oscuro e profondo. La dottoressa diceva che sarebbe tornato presto a casa, vuoto, dalla sera in poi il telefono non rispondeva più. Quando siamo riusciti a parlare con qualcuno, ci hanno detto che era stato intubato. Ma dalla cartella clinica io scopro che papà effettivamente non aveva una malattia così importante, cioè sono loro che non hanno dato una terapia tempestiva al mio È papà. venuta fuori l'invenzione delle linee guida. Se tu fai così, così e così, ma il paziente muore, non fa niente, tu non rispondi. L'ha ripetuto molte, molte volte a sfinimento questa cosa. Non voglio essere assolutamente ricoverata. Anche se voi non volete, noi la ricoveriamo lo stesso. Qui non c'è nessuno, neanche il campanello per suonare. Ti supplico, chiama la polizia. E vedo che gli prendono il cellulare e riattaccano. Io da quel giorno con Enzo non ci parlerò più. Perché hanno cancellato tutto dal telefono di mio padre? Cosa è successo allora in quell'ospedale?